sostanzialmente che prendiamo nota di tutte quelle che sono le richieste. Noi abbiamo già in corso una serie di interventi che intendevamo portare avanti e comunque verrà istituito un tavolo specifico per valutare. Ovvio che non possiamo intervenire su tutte, anche perché le risorse non ci sono per tutte. Faremo delle priorità e cercheremo di intervenire su quelle che sono ritenute dal territorio le più necessarie. Quali sono? Bisognerà chiedere al territorio, loro hanno fatto una serie di richieste, ripeto, le richieste loro non potranno essere tutte esaudite e realizzate, quindi dovremo valutare con loro un progetto graduale nel quale andremo a realizzare quelle che loro riterranno le più urgenti. La 36 e la 72 sono considerate opere strade strategiche dalla La regione. 36 sicuramente, ma anche se la 36 avrebbe bisogno di qualche aggiustamento, sostanzialmente la struttura c'è già ed è importante, bisognerà cercare di mitigare certi problemi idrogeologici, però noi ascoltiamo sicuramente. Altra tematica emersa è quella del lavoro e della formazione. Sulla formazione, anche sulla formazione, ho ribadito come la nostra regione sia l'unica in Italia che fa dei seri corsi di formazione, anche come numeri non siamo paragonabili alla Germania, ma cerchiamo di avvicinarci, per cui è chiaro che andremo in questa direzione, cercheremo di investire ancora più risorse e ho dato al Presidente dell'Associazione degli Industriali la disponibilità di anche in questo caso confrontarci per stabilire se ci siano delle tematiche specifiche sulle quali creare qualche scuola di formazione. Io credo di sì. Ma oggi abbiamo raccolto, ma come in tutte le altre province, noi raccogliamo le proposte e poi cerchiamo di concretizzare le risposte. Il metodo è quello di decidere dopo aver ascoltato e decidere con la condivisione. Voglio dire, è anche una questione di opportunità. È inutile fare un'opera se non è voluta dal territorio, è inutile fare delle scelte di priorità che non condivide il territorio. Allora è meglio che il territorio ci dica se è meglio fare una cosa piuttosto che un'altra, sapendo quali sono le nostre risorse e poi concentrarci su quello che il territorio ci ha detto.